Benvenuti al villaggio di Giuele. Io sono Nicoletta e sono la responsabile delle comunicazioni. La storia di questo villaggio nasce nel 1971. Inizialmente nato come un campeggio, si allarga e diventa anche un villaggio. I nostri ospiti vengono da tutta Europa. Nonostante sia un villaggio con caratteristiche di grandi strutture e uno staff di lavoratori di tutto rispetto, la conduzione è ancora familiare ed è proprio questo che si respira, l'aria della famiglia. Il nome del villaggio rappresenta appieno questo significato. Infatti è l'unione dei nomi delle nipoti del fondatore, Giulia ed Elena, che assieme ai genitori portano avanti sia il villaggio campeggio che l'azienda agricola. Il nostro villaggio dispone di 35 appartamenti e 9 case mobili, tutte finemente arredate e dotate di ogni comfort: aria condizionata e riscaldamento, cassaforte, angolo cottura attrezzato con frigorifero, forno a microonde, piano cottura induzione e stoviglie, TV e ampi bagni dotati di asciugacapelli. Ogni appartamento dispone di uno spazio privato all'aria aperta che può essere un terrazzo, un giardino o un patio. Il campeggio è dotato di 111 piazzole, di cui 80 con il bagno privato. Le piazzole sono di diverse metrature, fino a circa 70 metri quadri, e possono ospitare camper di grandi dimensioni. Essendo disposte tutte in un'area pianeggiante, sono facilmente raggiungibili. Il nostro villaggio è pet friendly. All'interno della struttura i vostri amici cani e gatti potranno circolare tranquillamente, eccetto che in piscina. Della grande famiglia del villaggio di Giuele fanno parte 3 cani, 5 micci, 11 cavalli, 8 ponies e 20 tartarughe. Il villaggio di Giuele è anche questo, è la possibilità di mettersi di nuovo a contatto con la natura e soprattutto con gli animali, che hanno un grande potere terapeutico. Immersi nella natura, ma vicini a Finale, che dista più o meno 1,5 km, si può raggiungere a piedi, in bici o prendere la nostra navetta, che è a disposizione ogni ora a partire dalle 9:30 fino alle 23:30. La navetta vi porterà al mare o in centro città. La nostra reception è aperta 24 ore su 24. Altra cosa importante, nel villaggio si effettuano acquisti senza dover portare contante con sé. Al momento dell'arrivo ai nostri ospiti verrà fornito un braccialetto, grazie, che oltre a servire come chiave servirà anche per pagare le spese che potranno effettuare nel corso del soggiorno e che verranno saldate al momento della partenza. Il cuore pulsante del villaggio di Giuele sono le nostre 2 piscine. Una è una piscina semi-olimpionica, 25 metri per 12, con una profondità dai 2 ai 3 metri. E l'altra invece è una piscina per i più piccoli, 10 metri per 4, dove i vostri bimbi potranno giocare in assoluta sicurezza e ci sarà anche uno scivolo e un fungo acquatico. Per non parlare dell'idromassaggio e delle lame d'acqua che vi daranno un piacevole massaggio alla schiena. Tutto questo contornato da una cornice che è il solarium, dove potrete stare tranquillamente sulle sdraio e gli ombrelloni che sono a vostra disposizione. Ci troviamo invece adesso nella nostra area sportiva. Qui potete trovare un campo da calcetto, potete trovare una palestra all'aperto e poi il campo si può trasformare in un campo da pallavolo, di dodgeball, e poi c'è il campo da ping pong, il parco giochi per i bimbi all'aperto e il Dragallo Club. Cos'è il Dragallo Club? Ve lo dico dopo.
Il bar all'interno del villaggio è a disposizione degli ospiti tutti i giorni, dalle 8 sino alla mezzanotte, con ottime colazioni e gustose proposte per il resto del giorno. All'ora di pranzo, oltre al ristorante alla carta, serve pizze, sandwich e insalate. E nel pomeriggio, aperitif time. Alla bottega troverete pane, latte, piatti da sporto e generi alimentari e anche non. I prodotti a chilometro zero, come olio d'oliva, marmellate di agrumi e i vini della nostra azienda agricola Cadigiuele. Aperto tutti i giorni, si possono prenotare pane e croissant. Il ristorante, capitanato da una giovane chef, vi accoglierà con piatti tipici della tradizione ligure e italiana in un'atmosfera tipica dei vecchi borghi, accompagnati dall'olio d'oliva e dai vini della nostra azienda agricola. Tra le proposte ci saranno anche una grande varietà di pizze, tutte rigorosamente cotte al forno a legna. E poi, nel dehors all'aperto, una brasserie con una proposta di grigliate di carne e pesce che potrete scegliere dal pescato quotidiano. E per i bambini, tanti piccoli menù con personaggi divertenti. Ogni settimana organizziamo la pizzata al ristorante. Ci sono attività per tutte le età, partendo dal Dragallo Club per i più piccoli, a partire dai 4 anni compiuti ai 9, con attività all'aria aperta, tuffi in piscina, baby dance alla sera, passando per i teenager dai 9 ai 14 anni, che in tutta sicurezza potranno partecipare a tornei sportivi oppure fare una chiacchierata in piscina. E poi arriviamo ai ragazzi dai 14 ai 18 anni che avranno la possibilità di fare nuove amicizie. E poi pensiamo anche ai più grandi, ci sono tornei sportivi, giochi aperitivo, zumba, acquagym, balli di gruppo, le nostre escursioni gratuite, la visita ormai di rito al maneggio Le Perle Nere, a Finalborgo e alla Baia dei Saraceni a Varigotti. Ma non solo, perché quest'anno abbiamo previsto anche delle escursioni alla cascata delle Libellule Blu e poi andremo in posti bellissimi che ci permetteranno di vedere, se il tempo lo permette, sino dalla Corsica. Ma oltre alla stagione estiva, il villaggio di Giuele in inverno si trasforma e diventa per la sesta edizione il villaggio di Natale di Giuele, che negli anni passati ha raggiunto sino a 50.000 visitatori, vicini e lontani, che possono venirci a trovare anche solo in giornata. Quest'anno Babbo Natale ospiterà all'interno del villaggio di Natale il convegno dei maghi, quindi potremo incontrare Harry Potter, Mago Merlino, la Fatina dei Denti, la Fata Turchina e molti altri. Oltre al convegno dei maghi, le famiglie potranno passare assieme una giornata tra laboratori elfici, danze, pista di pattinaggio, acquascontri, gonfiabili natalizi e spettacoli circensi e in più visitare i nostri mercatini natalizi e poi incontrare lui, la vera star, Babbo Natale. Il villaggio di Giuele sarà visitabile dal 23 di novembre 2019 al 6 gennaio 2020. Poi c'è l'animazione, presente ma non invadente, i Giuele's Friends. Siamo uno staff davvero strepitoso e abbiamo una sinergia che gli ospiti percepiscono e che coinvolge anche loro, facendoli diventare parte integrante dello staff. E poi alla sera ci saranno un sacco di novità e graditi ritorni. Parlo del sempreverde pool party e della seconda edizione del Luna Park, costruito interamente a mano, che quest'anno ha cambiato veste. Ma per sapere di cosa si tratta, dovete venire a scoprirlo. Aria di vacanza, you.
La sinergia di cui parlavo prima si riversa anche negli spettacoli che mettiamo in scena, che si staccano un po' dallo spettacolo classico dell'animazione, che oltre a far divertire toccano argomenti importanti o impegnati. Questa è una sfida che abbiamo iniziato a portare avanti l'anno scorso e ci ha premiato. Vi aspettiamo al villaggio di Giuele! Tanti amici da Giuele!